Cari amici telespettatori, benvenuti alla nuova stagione di Extra. Mi auguro che sia stata un'estate formidabile, favolosa, e siamo adesso pronti a riniziare con il tram tram quotidiano. Ci vuole ovviamente una buona dose di cultura, di attualità d'eccezione, e noi di Extra siamo infatti qui proprio per darvi questo. Oggi parliamo di una tematica quanto mai interessante ed attuale. Parliamo di formazione. Per fare questo abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere qui nei nostri studi televisivi il dottor Simone Marzola, un imprenditore che è leader del settore della formazione. Parliamo di Formorienta, è una società, come ripeto, leader in questo settore. Voi ormai siete sulla bocca di tutti, se si può dire, per quanto concerne la formazione, ma parliamo più nello specifico innanzitutto di Simone Marzola, della biografia, e poi andiamo a parlare di formazione a 360 gradi. Beh, grazie dell'invito e di questa prestigiosa finestra di questo spazio. E io sono orgoglioso di avere fondato un'azienda che oggi ha un nome, anche una reputazione, ma soprattutto tutto questo è frutto di un impegno coltivato negli anni. E tutto questo nasce da una parola bellissima, userei quasi con la maiuscola iniziale che è passione. Io dovevo fare l'avvocato nella vita. E invece l'esperienza che ho avuto dell'insegnamento e poi della formazione sul campo, facendo il formatore presso molti enti, mi ha in qualche modo trascinato, tirato per la giacchetta e ho deciso di fondare 12 anni fa circa l'azienda che oggi dirigo e ci occupiamo di formazione. Quindi io dico sempre che quando si fa qualcosa che nasce dalla passione, si è molto fortunati, però non è solo una questione di fortuna, come dicevo prima, è una questione anche di credere in ciò che si fa. Fatto sta che la passione però non stanca mai e quindi questo è un grande motore che mi alimenta e alimenta tutti i miei collaboratori a dare ogni giorno il meglio per cambiare in qualche modo qualcosa. Ecco, lei ha iniziato la sua attività nel mondo della formazione facendo il tutor in università. Quindi voglio dire, ha toccato più prospettive del concetto di formazione. Ed è una tematica che riguarda tutti noi, perché dalla scuola al liceo, all'università, al lavoro, la formazione è un elemento essenziale. Ed è peraltro un'attività sempre più richiesta. Quello che voglio capire è cosa rende Simone Marzola ormai un brand, perché voi fondamentalmente imprimete qualcosa di diverso al concetto di formazione. E io voglio che a casa capiscano che la formazione non deve essere un obbligo, soprattutto ad esempio per gli ordini professionali in cui spesso ci viene quasi imposta, ma deve essere un'attività che fa crescere. Ecco, siamo qui anche per parlare di questo concetto oggi. Eh sì, che fa crescere la crescita, lo sviluppo, tutto questo è formazione, ma soprattutto per me formazione è cambiamento, come dicevo prima. Cioè non può esistere un corso di formazione, un master, anche un piccolo percorso di sviluppo personale se non c'è il cambiamento. E questa è una parola che mi spinge ogni giorno a credere nell'apprendimento, cioè nelle metodologie, nelle tecniche per far sì che concetti come la sicurezza sul lavoro, come la formazione trasversale, le soft skills, possano dare ai nostri partecipanti un cambiamento. Di certo però il cambiamento non può essere solo una fonte esterna, il cambiamento è uno stimolo. È uno stimolo per il partecipante per dopo cominciare a lavorare su se stesso. Perché il cambiamento alla fine è una porticina, dico sempre io, che si apre dall'interno, quindi non, è molto difficile che il cambiamento arrivi dall'esterno. Può arrivare uno stimolo, ma dopo è la stessa persona che lavora su di sé in un'ottica di cambiamento, quindi il cambiamento è una decisione personale. Certo, quindi l'approccio proprio
maieutico, socratico. La verità è già dentro di noi, la conoscenza è dentro di noi. L'importante è, come dire, intraprendere il sentiero per raggiungere la meta, cioè la consapevolezza. Io ho guardato quelli che sono i servizi della vostra realtà, sono servizi a più livelli, a più piani. Partiamo da un tema quanto mai attuale, perché proprio oggi sui giornali di tutta Italia si è diffusa la notizia di un enologo che purtroppo è venuto a mancare per l'inalazione di gas in cantina. Allora, parliamo della sicurezza sull'ambiente lavorativo. In questo tema, in questa tematica, la formazione è quanto mai essenziale. È quanto mai essenziale, però c'è da dire, vede, che in questi anni la formazione ha sicuramente contribuito a questi cambiamenti e anche al miglioramento di questo stato. Però siamo arrivati a un punto quasi dove con la formazione non si va oltre, per colpa di tante ragioni, per responsabilità anche di tante dinamiche che si sono innescate in questi anni. Fatto sta che la formazione oggi è ancora uno strumento importantissimo e non viene sfruttata al meglio. Noi crediamo che una certa formazione debba avere delle caratteristiche. Una di queste è creare consapevolezza nel partecipante. Quindi corsi come la sicurezza sul lavoro, la salute e sicurezza sul lavoro, devono essere corsi che devono avere una marcia diversa. Quindi bisogna fare una riflessione profonda sul futuro della formazione. Noi pensiamo che vada cambiata, perché non voglio dire che ha fallito in questi anni, perché ripeto, la formazione ha dato tanto, ma siamo arrivati a un punto di svolta. Siamo troppo circondati da corsi noiosi, corsi forse troppo tecnici, corsi che addirittura creano un pregiudizio negativo da parte del partecipante. Cioè il partecipante ai corsi sulla sicurezza ha quasi già quel pregiudizio di dire: ah, ma sì, tanto le solite cose, ma sì, tanto noia. Ecco, se c'è già questo approccio negativo, la strada è veramente in salita in aula. Le porto un esempio. Pochi mesi fa abbiamo avuto un partecipante che non aveva più 20 anni, ne aveva un po' di più, che di corsi sulla sicurezza ne aveva fatti tantissimi. Io mi ricordo quando è entrato in aula, con questo approccio, il passo, lo vedevi già, la postura, già di quello che sapeva che cosa gli aspettava, cioè che tipo di giornata aveva davanti. E per me è stata, l'ho diretto io quel corso, è stata una bella sfida. Ho cercato invece di dare il massimo che potevo dare in aula, e alla fine di quella giornata mi ricordo che quel partecipante è venuto da me e mi ha ringraziato. Mi ha detto: corsi ne ho fatti tanti, però esco da quest'aula oggi con qualcosa in più. Questo vuol dire successo per noi. Cioè, per noi che facciamo i formatori, io che dirigo un'azienda di formazione, questo è il vero successo. Questo è tutto per noi. Un partecipante che esce dall'aula e che si porta a casa qualcosa, che ci ringrazia per la giornata. E quindi queste sono soddisfazioni che ci fanno capire come dobbiamo continuare a lavorare. Quindi dobbiamo lavorare con sistemi innovativi che vanno al di là dei tecnicismi, dobbiamo mettere più casi pratici, creare quella che dicevo prima, la consapevolezza, cioè andare a lavorare sul potenziale latente dei partecipanti e non vederli come esclusivamente dei vasi vuoti da riempire, perché dopo alla fine l'insegnamento e la formazione sono tanto, ecco, se vogliamo usare una metafora, molto input esterni che considerano il partecipante, l'alunno o il lavoratore come delle scatole vuote da buttarci dentro una marea di cose che si chiama programma e basta. Invece dobbiamo lavorare su quello che già c'è. Cioè il vero apprendimento è questo, è una sorta di puzzle, no? Cioè l'input esterno che arriva ma si innesca, si aggancia a qualcosa che è già presente nella persona. Allora sì che andiamo a lavorare anche in una memoria a lungo termine, anche in un ricordo a lungo termine, probabilmente anche in un cambiamento, perché dopo alla fine tutto questo si deve tradurre, vede, in una parola, cioè abitudini. Dobbiamo creare delle nuove abitudini nei luoghi di lavoro
e questa è veramente una grande sfida che abbiamo tutti quanti noi. È una grande sfida, ma soprattutto una sfida, diciamo, antica che Seneca ci ricorda. Gli studenti, come ha detto lei prima, non sono vasi da riempire, ma lampade da accendere. Ed è bello che qualcuno lo faccia con serietà e non con un approccio puramente nozionistico, perché il problema spesso e volentieri è che si fa il compitino, il maestro fa il compitino, il professore fa il compitino, cioè seguire il programma e chi si è visto si è visto. Invece qui c'è proprio una consapevolezza che parte da un'ambizione personale alta, cioè quella di accendere qualcosa in chi ascolta e di creare appunto delle nuove abitudini, e non è assolutamente qualcosa di semplice, ma è qualcosa di ambizioso ed importante per la società, perché dall'uno poi si replica in 100 e 1000 per diventare l'intero consorzio che diventa appunto più attivo e consapevole. Ecco, tra i vari servizi interessanti è anche proprio il corso di coaching. Allora, io vedo rimbalzare dovunque ormai il concetto di coach. Cosa significa? E chi è un vero coach e serio? Questo è vero, cioè la parola coach ormai è diventata di uso comune addirittura, sta spopolando nei biglietti da visita e tutti si chiamano coach. In realtà c'è una norma UNI, la 11.601, una norma tecnica sul coaching. Allora, il coach è un allenatore del potenziale in senso tecnico, è un professionista tutti gli effetti, che si occupa non solo quindi dello sviluppo della persona, ma di allenare il proprio cliente, il proprio collaboratore, il proprio manager a dare il meglio di sé. Quindi è un professionista, il coach, che lavora tantissimo sul potenziale latente, sullo sviluppo delle performance, in modo da creare una nuova consapevolezza e di far vedere al proprio coachee, questo è il termine tecnico, quello che ha già dentro per metterlo dopo a frutto nella pratica, nel raggiungere nuovi traguardi e obiettivi. Vede, noi siamo una scuola di coaching, quindi andiamo a formare i coach. I nostri clienti sono dai manager ai liberi professionisti, ma anche persone che si vogliono rimettere in gioco o per avere anche delle skills in più da sfruttare nel proprio lavoro. Noi siamo quindi una scuola di coaching e anche un centro di coaching, quindi noi formiamo i coach, ma noi stessi in azienda siamo tutti coach professionisti, nel senso che i nostri docenti sono coach e quindi usano il metodo, la tecnica del coaching anche all'interno dei corsi sulla sicurezza sul lavoro, proprio per creare quella consapevolezza di cui parlavo prima. Quindi ecco che stiamo lavorando tantissimo nel cercare un metodo didattico che possa andare proprio a lavorare su quella che io chiamavo prima potenziale latente dei lavoratori. Abbiamo visto che la tecnica del coaching è straordinaria. Straordinaria perché intanto trasmette fiducia, cioè il docente, il coach dice: io credo, lavoratore, che tu puoi trovare tu il tuo metodo, tu hai le capacità per trovare nuove abitudini, e quindi smettiamola di dare sempre la colpa agli altri, la colpa al datore di lavoro, la colpa al destino, perché vede tanti infortuni sul lavoro. A volte io, girando per le aziende, sento che c'è questa un po' questa nomea di dire: ma sai, può succedere un incidente, può succedere un infortunio. Ma se noi agganciamo l'incidente e l'infortunio al caso, alla sfortuna, al destino, non ci siamo proprio. Un'azienda deve avere come priorità infortuni zero. Un'azienda deve credere che la sua azienda deve assolutamente non avere infortuni sul lavoro. Il caso, avere, cioè, un infortunio è frutto del caso, vuol dire dare quasi la responsabilità a qualcosa di esterno a me. Invece il lavoratore deve essere consapevole che attraverso le sue abitudini, i suoi comportamenti, influisce su un infortunio sul lavoro. Quindi, per riagganciarmi a prima, il coach crede, il docente crede che la persona abbia strumenti all'interno per cominciare anche a creare nuove abitudini e per mettere anche in discussione quelle un po' da sistemare che ha già dentro di sé. No, è assolutamente importante, perché quello che viene visto
come un adempimento burocratico, cioè devo fare questo corso perché mi tocca, diventa invece per l'imprenditore che assume seri rischi di un'azienda anche magari numerosa per prevenire infortuni, quindi è proprio una prevenzione la formazione quando è fatta bene, ti evita un bel po' di danni, un bel po' di guai, soprattutto tu imprenditore, ma anche, voglio dire, lo stesso lavoratore si evita un bel po' di guai, di farsi del male, perché poi è anche difficile magari in sede giudiziale capire di chi è la colpa, se è dell'abitudine sbagliata del lavoratore o della negligenza del professionista, dell'imprenditore. Quindi insomma voi svolgete un ruolo quasi, un ruolo cardine, no? Di mediatore tra le due posizioni. Io credo da sempre che la formazione sia il principale strumento di prevenzione. Eh sì. Il principale, perché la formazione costruisce una forma mentis. La formazione contribuisce a creare una cultura della sicurezza in azienda. Cioè, noi abbiamo davanti questo futuro, cioè di impegnarci a divulgare nelle aziende la cultura della sicurezza. La cultura della sicurezza deve arrivare però dal vertice, non solo dai lavoratori, quindi dal direttore di produzione, dal capo produzione, dal manager, dal team leader e soprattutto dall'imprenditore. Quindi le prime persone da formare dovrebbero essere proprio Gli loro, imprenditori. oltre ai lavoratori. La formazione è comunque importantissima per creare questa cultura della sicurezza, perché vede, noi siamo il quarto paese in Europa con il PIL più alto. Però l'Italia deve lavorare tantissimo in futuro, proprio sulla mentalità della sicurezza, perché l'Italia, se la confrontiamo con altri paesi, c'è un deficit molto forte, proprio sulle abitudini, le priorità in azienda legate proprio alla prevenzione. Ecco, era proprio questa la domanda che volevo farle. Voi siete leader, no, in questo settore, quindi penso che in questi anni ne avete viste veramente molte di aziende e avete visto magari un'evoluzione d'approccio alla formazione. Negli ultimi tempi c'è stato un salto in avanti o non l'ha notato? L'imprenditore prende in modo serio il concetto di formazione o lo fa perché è imposto? Beh, ne abbiamo viste tante, abbiamo visto varie differenze tra l'azienda più grande e l'azienda più piccola. Vede, Veneto e Lombardia sono le due regioni con il PIL più alto d'Italia, ma sono due regioni completamente diverse tra di loro. Il Veneto, che è la mia regione, la nostra regione, è una regione formata da tantissime micro aziende e piccole imprese sotto il milione di euro. Ecco, lì abbiamo notato i problemi più grandi. Perché troviamo ambienti, culture all'interno dei luoghi di lavoro un po', come dire, arrugginiti, cioè ci portiamo un po' avanti la famosa frase abbiamo sempre fatto così. Ecco, quando un imprenditore oppure all'interno dell'azienda c'è questa mentalità del abbiamo sempre fatto così, si fa Ecco, molta alla fine. fatica ad attuare dei cambiamenti. Però qualche miglioramento c'è stato assolutamente, cioè se noi confrontiamo questo ultimo decennio con quello prima, i miglioramenti assolutamente ci sono. Però se noi prendiamo gli ultimi 10 anni, i numeri sono comunque molto alti. Siamo in presenza di 1.000 morti all'anno, 600.000 infortuni all'anno e quindi il dato è un dato assolutamente drammatico da questo punto di vista. E tantissimi, quasi il 90% degli infortuni sul lavoro si verificano nelle piccole aziende, non nelle grandi aziende. Quindi nelle aziende piccole dove c'è probabilmente all'interno una cultura della sicurezza da sistemare. L'Italia ha 10 organismi di vigilanza sulla sicurezza e manca tantissimo un coordinamento. Quindi lancio veramente quasi un appello nel unificare questi 10 organismi di vigilanza, trovare un vero coordinamento e non di fatto un vero coordinamento e soprattutto che ci sia molta più sorveglianza, molti più controlli. Questo è da fare subito. Bisogna aumentare i controlli nelle aziende. Assolutamente sì, anche perché è uno Stato serio, uno Stato che garantisce piena libertà all'imprenditore, ma che anche controlla l'effettivo, diciamo, l'effettiva osservazione delle regole e il rispetto di esse. Ecco,
Allora, parliamo di qualcosa che magari è un po' meno serio, se mi posso permettere, ci sono meno problemi in gioco, di comunicazione. Che meno serio, forse è sbagliato dirlo, perché la comunicazione al giorno d'oggi è la base, vediamo che prende sempre più importanza. Ecco, visto che voi offrite anche dei corsi di comunicazione sul public speaking, ma anche sull'intelligenza emotiva. Allora, metodo americano, se possiamo dire, sono stati loro gli Beh, antesignani o no? sicuramente l'oltreoceano ha Ha contribuito contribuito. tantissimo. L'Italia è pronta a ricevere questa meraviglia? Beh, sull'intelligenza emotiva le dico la verità che sarebbe una materia da portare nelle scuole, perché è una disciplina fantastica. Ci sono stati molti autori che si sono cimentati attraverso i loro studi, c'è molta letteratura negli ultimi 20 anni, immaginiamo Daniel Goleman in primis. L'intelligenza emotiva lavora sul comportamento, sulla gestione delle emozioni, sul riconoscimento delle proprie emozioni e quelle altrui, lavora sull'empatia, lavora sulla comunicazione efficace, sulla negoziazione, sulla capacità di portare il nostro pensiero senza invadere un pensiero opposto dal nostro, quindi la famosa assertività. Io penso che sia qualcosa di meraviglioso che può cambiare veramente non solo gli stili relazionali, ma la vita di una persona, Certo. perché noi siamo esseri umani che comunicano e stanno bene in compagnia, in società e quindi dobbiamo comunicare efficacemente. E che purtroppo vede competenze trasversali come il parlare in pubblico, l'addizione, l'uso della voce, le tecniche di negoziazione. Sono discipline oggi fondamentali anche per il successo di una persona su una carriera lavorativa. Certo, è vero. L'università purtroppo non se ne occupa, Assolutamente no. la scuola non se ne occupa. Pensiamo alla voce. La voce è uno strumento di cui tutti noi siamo dotati, okay? Ma nessuno ha la consapevolezza, innanzitutto. Tanti di noi non conoscono la propria voce, non la conoscono, non conoscono il potenziale. Perché? Perché la scuola non se n'è mai occupata e quindi tanti di noi pensano che la nostra voce sia questa e quindi non posso farci nulla. In realtà la voce può essere migliorata. Non sto parlando, per carità, di timbrica, ma sto parlando di tantissime variabili come il volume, il tono, il tempo, il ritmo, i colori della voce, che se studiati possono migliorare anche un ambiente lavorativo. E vede, tutto questo comunque, anche questo è clima lavorativo, perché abbiamo visto una relazione stupenda tra livello di infortuni sul lavoro e clima aziendale. Il clima aziendale a sua volta è influenzato dai rapporti, quindi dal flusso comunicativo, Assolutamente sì, dalla comunicazione, cioè come dall'energia anche. un'informazione, assolutamente sì, come un'informazione viene veicolata a un'altra persona, come un preposto, un manager, un capo reparto comunica con il proprio team. Vede, io penso che abbia fallito la tecnica comunicativa del rimprovero. Nella sicurezza sul lavoro, purtroppo questo, no, purtroppo, ha portato sicuramente degli effetti positivi e non posso dire di no, però non possiamo solo avere come tecnica il rimprovero verso un dipendente che non rispetta alcune regole. Diciamo che è una tecnica che produce effetti a breve termine. Se vogliamo produrre quel famoso cambiamento di cui parlavamo prima, un leader, un capo, un imprenditore, oltre al rimprovero, che in alcuni casi è sicuramente giusto, deve possedere altri strumenti, quindi la comunicazione efficace, il coaching, come ripeto, perché dovrebbe essere un metodo che tutti i manager in azienda dovrebbero possedere, il metodo del coaching, Assolutamente sì, perché in sono primis è un d'accordo metodo pienamente. relazionale e comunicativo. Per far capire alla persona che abbiamo davanti, far capire che è possibile avere un comportamento diverso per ottenere risultati diversi. Quindi tutto questo lo possiamo tradurre anche in motivazione, cioè una buona comunicazione in azienda può motivare le persone a dare il meglio di loro.
Certo, è anche interesse dell'imprenditore non solo rimproverare, ma anche rieducare, dare una nuova prospettiva al lavoratore. No, ma è veramente curioso quanto va a inficiare il clima aziendale, il clima lavorativo anche nei infortuni sul lavoro. Questo non si è mai diffuso. Forse perché viene ritenuto meno importante il clima lavorativo, e invece mi sta dando una nuova prospettiva davvero interessante. Ecco, poi ho visto che organizzate anche dei corsi sulla gestione del tempo. Tutti si lamentano di non avere abbastanza tempo. E invece per un leader o comunque per un manager, ma anche un lavoratore autonomo, la gestione del tempo è fondamentale. La gestione del tempo è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi, ma per vivere al meglio le nostre giornate. Perché gestire al meglio il tempo significa avere padronanza di che cosa voglio ottenere dalla vita. Cioè, questa dovrebbe essere una domanda che ciascuno di noi si deve porre, cioè cosa voglio ottenere da questa vita, che comunque sia una vita a termine, spero di non dire qualcosa che crea, È però sacrilego. è una vita a termine e quindi abbiamo 24 ore, abbiamo i giorni davanti, noi possiamo cambiare, sicuramente interagire, fare in modo che qualcosa possa cambiare anche il nostro destino nel futuro, non nel passato. Io vedo ogni giorno gente concentrata sul Sul passato, passato. che è qualcosa su cui non puoi farci nulla. Concentrati sul futuro. Per concentrarti sul futuro, in primis mi concentro sicuramente sul presente, quindi cosa voglio ottenere oggi? Quindi una bella domanda sarebbe proprio quella da porci ogni mattina quando ci alziamo dal letto, no? Che tipo di giornata voglio avere oggi? Gestire al meglio il tempo significa proprio questo, possedere delle tecniche, delle competenze per capire che cos'è un'attività importante, che cos'è un'attività urgente, il concetto di priorità. Vede, non sono sinonimi. Invece nelle aziende vedo che tutto ciò che è importante è anche urgente. E quindi creiamo luoghi di lavoro dove tutto è urgente, tutto è subito, addirittura tutto è per Quindi ieri, no? ansia. Che a volte c'è questa battuta, no? Per quando devo fare? Per ieri. Ora come ora non fa più ridere questa battuta, perché questa è una battuta che va a creare stress nei Ma luoghi di lavoro. certo. E gli ambienti stressati sono ambienti più soggetti a infortuni. Anche questo è un dato di fatto. Quindi gestire al meglio il tempo significa anche sapere quali sono le priorità della mia giornata, che cosa viene prima e che cosa viene dopo, che cos'è un'attività importante, che cos'è un'attività urgente. Perché se un dipendente, un lavoratore è concentrato dalla mattina alla sera solo sulle attività urgenti, senza considerare anche un'attività prioritaria, anche un'attività proiettata nel tempo, noi avremo un lavoratore molto soggetto, molto predisposto al famoso stress lavoro correlato. Infatti, tra le fonti dello stress lavoro correlato ci sono anche i ritmi lavorativi, il lavorare troppo sulle urgenze. Quindi, abbiamo anche queste attività formative che sono attività formative prevalentemente di tipo organizzativo, perché alla fine tutto questo è organizzazione. Organizzare al meglio il nostro tempo. Una giornata è di 24 ore, non posso cambiare le ore, però Certo. posso impegnarmi a evitare quel famoso alibi, che è quello che ha detto lei prima, non ho tempo, perché ormai è sulla bocca di tutti, non ho tempo. In realtà il tempo c'è. Assolutamente sì, come diceva Seneca, non abbiamo poco tempo, ma lo spendiamo male. Ecco, a proposito di tempo, purtroppo siamo allo sgocciolare di questa bellissima puntata e non posso non chiederle, dopo averla ascoltata con interesse e attenzione, ma lei è talmente convinto di quello che dice, giustamente, ma lei è stato sempre così e poi è diventato quello che è, o ha dovuto prima leggere per poi credere in quello che dice? È l'indole sua? Io ho letto tanto, ho frequentato tanti corsi come discente e continuo a farlo, continuo a leggere. Una mia grande passione è proprio la lettura. Io penso di aver letto
tutto ciò che esiste nel campo del miglioramento, nello sviluppo personale, nel potenziale, nel coaching. Ecco perché il mio lavoro è diventato una passione, perché non mi stanca mai. No, non sono sempre stato così, no. La verità è questa, non sono sempre stato così, però c'è stato nella vita qualcosa che mi ha fatto capire che dovevo lavorare su di me. Ecco, quindi è scattata la molla giusta, diciamo. Eh sì, e quindi ho lavorato su di me, e tutto quello che oggi andiamo a insegnare è qualcosa su cui ci credo al mille per mille. È questa la cosa bella, che non è un lavoro, è proprio un modus putandi, è il suo modo di pensare che viene trasmesso. È per questo che c'è, io l'ho notato studiandovi e analizzando quello che offrite, c'è una grandissima differenza tra un'attività d'impresa che offre un servizio e invece una realtà che ti offre la possibilità di entrare in un nuovo modo di pensare, che ti fa bene addirittura a livello personale, per poi ovviamente ampliarsi a livello aziendale. E penso che quello che svolgete sia assolutamente fondamentale, soprattutto al giorno d'oggi in cui c'è sempre più scontentezza e meno consapevolezza e tanta confusione. Quindi direi che i nostri amici a casa devono segnarsi il nome Simone Marzola, e i social ce l'abbiamo tutti, ma anche Google, e trovare insomma un modo di contattarlo. Siamo purtroppo alla fine. Come si sente di lasciare i nostri telespettatori, di salutarli? Io li saluto cordialmente, anzi ringrazio lei e anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, ma io lancerei un messaggio. Il messaggio è quello, ma sai, questo messaggio può essere molto banale, ma può essere invece fondamentale. Cioè il messaggio è quello di tanto crederci in quello che si fa, credere nel proprio lavoro, credere nei propri valori, nei propri ideali, nei propri, sa, lo scopo della vita. Io penso che avere uno scopo della vita sia probabilmente la missione nostra. Non avere uno scopo nella vita può essere un po' un vivere a metà. Quindi trovare la propria passione, come in qualche modo l'ho trovata io, a volte è molto difficile. Però penso che l'impegno, la voglia, il crederci possa portare anche a capire quello che si vuole nella vita. Certo, bisogna lavorare molto su di sé, questo sì. Quindi auguro a tutti di fare un lavoro che vi piace e di crederci sempre. Bellissime parole, che dire. Ringraziamo Simone Marzola, il titolare di Formorienta, per essere stato qui in nostra compagnia, per averci formati durante questo viaggio di 30 minuti, e invece noi ci diamo appuntamento sulla stessa rete, alla stessa ora, la prossima settimana per un'altra puntata di Extra. Un caro abbraccio, buona settimana e a presto.